La richiesta di intervento è legato alle polemiche e ai titoli di stamattina su alcuni giornali in ordine alle vicende di Valdaro. A noi ci preme considerare e dire un paio di cose. La prima è che la polemica è veramente strumentale, priva di ogni spessore politico ed anche amministrativo. Qui nessuno ha mentito a nessuno. È stato depositato un piano industriale approvato dai soci, con l'astensione solo dei piccoli ma dei principali soci. In quel piano industriale viene delineato una strategia comune e in base a quello il Consiglio Comunale ha scelto. Sulla vicenda delle banche, vi ripeto che è una cosa che non sta in cielo né in terra, perché Patrini ha riferito prima in commissione e poi in consiglio comunale, e di questo c'è la prova documentale digitale, perché ci sono le registrazioni, del fatto che ha dato conto che di tutti gli istituti finanziatori due avevano risposto dando una disponibilità a valutare la proposta di moratoria e di sospensione dei pagamenti in considerazione, ma questo è evidente, di un impegno dei soci a rifinanziare la società. Voi non potete pensare che le banche alle quali ci hanno chiesto 20, a quali abbiamo chiesto 22 milioni di euro che abbiamo usato, ci diano le garanzie sul fatto che non faranno niente nell'ipotesi in cui o non gliele restituiamo o decidiamo di darli a rate, perché il concetto è che la banca non siamo noi che dobbiamo chiedere le garanzie alla banca. Per fortuna sono le banche che non ci chiedono le garanzie, che non ce le hanno ancora chieste, ma soprattutto quello che conta è il fatto che noi dobbiamo dimostrare di credere in questa società, e l'aumento di capitale è l'aspetto, è il primo passaggio, perché credere, se non ci credono i soci che ci buttano, ribadisco questo concetto, per la prima volta in 20 anni soldi nella società, perché non è detto, non è vero che Valdaro sia un pozzo di soldi senza fondo, perché è la prima volta che noi mettiamo soldi nella società dopo che ne abbiamo tirati fuori quasi 15 milioni finanziati dalle banche. Qui nessuno si deve ricordare che fino all'altro ieri, deve dimenticare che fino all'altro ieri Valdaro ha prodotto utili. Perché? Perché a fronte dell'indebitamento delle banche noi ogni anno riusciamo a vendere dei lotti e pagare gli interessi e non restituire mai una parte del capitale. Oggi invece, essendo il mondo cambiato e fermo, l'immobiliare è ferma, siamo in crisi di liquidità. Ma fino ad oggi, il Comune di Mantova, la provincia di Mantova, la Camera di Commercio, i soci da Valdaro non hanno mai messo una lira in Valdaro, li hanno solo prelevati come? Facendosi pagare i terreni che avevano venduto. Forse la Camera di Commercio no, ma gli enti piccoli sì. Quindi la verità è che oggi, e questo è il dato politico, che il PD ci venga a dire che noi abbiamo nascosto delle informazioni, che è palese che non è vero, che è evidente che non è vero, al solo fine di mascherare la loro pavidità amministrativa di non assumersi responsabilità passate, presenti e future in ordine a Valdaro, e trincerarsi sul fatto che dobbiamo avere garanzie dalle banche, alle quali noi dovremmo dare garanzie a loro e che per fortuna non ce le chiedono, mi sembra uno strumento strumentale. Le banche danno soldi senza chiedere garanzie. Le banche non hanno mai chiesto garanzie, non esiste neanche una garanzia ipotecaria. Cioè le banche hanno finanziamenti a breve termine. Se tu vai in banca, ti punto il dito e chiedi e chiedi dei soldi, la banca cosa ti chiede? Mi dà un immobile? Gli immobili di Valdaro Spa sono liberi da iscrizioni ipotecarie. Oggi le banche non hanno in mano una garanzia reale. Qualcuno lo dovrà pur dire questa cosa. Non hanno in mano una garanzia reale su questa cosa. Si guardano bene da chiederla, non vi spiego perché. Perché è un discorso talmente tecnico che sarebbe complicato, ma non hanno garanzie reali, e noi pretendiamo di avere da loro garanzie sul fatto che forse, se tutto va bene, i soldi li diamo indietro,
E se non li diamo indietro loro non dicono niente. Ma il primo obiettivo che ha una banca da questo punto di vista è dirti è dire: noi possiamo anche pensare di credersi nella vostra azienda, ma i primi dovete esserci voi. Cominciate a mettere dentro dei soldi che fino adesso non avete fatto. Scusa, quanto sarebbe da mettere dentro a questo punto? Quello che abbiamo deciso, noi i nostri 600.000 euro, la provincia i 200.000 euro e le altre banche gli altri 100.000 euro, il milione di aumento di capitale che abbiamo fatto. Che comunque resta lì, perché comunque alla fine è una necessità che dobbiamo fare anche dal punto di vista civilistico, perché la società ha perdite proprio per questo problema di liquidità e c'è anche un obbligo di natura civilistica di farlo, a meno che si scelga la via del fallimento, ma voi capite che questo non è solo un problema di fallimento politico, è un fallimento di natura, oltre che fallimento di natura finanziaria, è un fallimento di natura politica e non siamo ancora nelle condizioni di poterlo fare. Secondo me almeno una volta in 20 anni possiamo pensare di valutare questa prospettiva, dopodiché vedremo e faremo tutti i passi. Poi, come ho detto stamattina, il privilegio dei poveri è di non pagare i debiti.